Ha avuto inizio oggi, 21 settembre, la terza edizione della Pascolata Pecore, Pastori e Dintorni, un evento che celebra il mondo agropastorale nel cuore dell'Abruzzo. La giornata è iniziata con l'inaugurazione presso la fattoria Pingue, dove i partecipanti hanno potuto esplorare i laboratori caseari e degustare i prodotti tipici locali. I tour guidati hanno offerto un'opportunità unica per conoscere da vicino le tecniche di produzione dei formaggi e altri prodotti caseari. Uno dei momenti più attesi è stata l'inaugurazione del murales dedicato a Gabriele D'Annunzio, realizzato dagli studenti del liceo artistico Mazzara di Sulmona. L'opera, che celebra il legame del poeta con la regione, è stata presentata in presenza del caporedattore della sezione cultura del TG2, Adriano Monti Buzzetti Colella, che ha raccontato episodi e curiosità su D'Annunzio. Fondamentalmente il mio intervento vuole ricordare che D'Annunzio è stato un grande italiano conosciuto in tutto il mondo, ma anche un abruzzese, profondamente abruzzese, quindi un uomo che apparentemente per le sue pose da dandy, il suo estetismo, la sua raffinatezza, la sua anche mentalità internazionale, un uomo che si muove tra Napoli, Roma, Parigi, sembrerebbe lontanissimo dal mondo dei pastori, degli alpeggi, dal mondo rurale, insomma, dell'Abruzzo. Invece questo mondo gli resta dentro ed è anche il depositum ideale di tutta la sua poetica e della sua sensibilità. Presente all'incontro rappresentanti della regione, del comune di Sulmona e del comune di Introdacqua. Beh, un momento bellissimo quello della Pascolata. Il mio ringraziamento va alla famiglia Pingue e in questo ringraziamento ho trovato io il dovere di essere presente oggi a questa manifestazione, a questo evento, perché la famiglia Pingue è sempre sintomo e sinonimo di vivacità, di ecletticità. Tanto e tale è stato l'impegno che loro hanno profuso nel corso degli anni, non solo per la valorizzazione dell'enogastronomia, ma per la vicinanza e la promozione del territorio e delle aree interne. Impreziosita dalla presenza di un giornalista, il parallelismo con D'Annunzio, la terra, la parte delle aree interne, è stato un momento straordinario, la presenza dei ragazzi, il percorso del liceo artistico, davvero ci sono tutti gli ingredienti per sostenere questa manifestazione e per ripeterla nel corso del tempo e nel corso degli anni. Oggi parliamo di tradizione, di storia, di letteratura, con il coinvolgimento dei giovani e questa credo che sia la cosa più importante. Siamo qui per inaugurare questo murales realizzato dai ragazzi del liceo artistico, dell'Istituto Mazzara di Sulmona ed è davvero una bella cosa cercare di coinvolgere i giovani in una cosa così importante come sono le tradizioni, com'è la nostra letteratura e come anche questo riferimento a questo nostro poeta tanto amato perché veramente è il poeta abruzzese doc che D'Annunzio e che nella sua produzione letteraria molto parla anche della transumanza, la transumanza che sappiamo bene patrimonio oggi immateriale dell'UNESCO. Quindi felici di essere qui questa mattina e soprattutto insieme a tutti questi giovani. Il mio ringraziamento va all'azienda Pingue, nella persona di Fabio Spinosa, che crede molto nel nostro territorio e soprattutto ad Introdacqua, visto anche investimenti recenti, tra cui la riqualificazione del Monte Playa. Seguiranno altre iniziative anche nel periodo invernale, con l'appoggio dell'amministrazione comunale, come sta avvenendo negli ultimi anni. Quindi a loro va il mio grazie per questo nuovo evento, ovvero la Pascolata. Io sono qui per ringraziare tutte le persone che sono state presenti a questa giornata inaugurale del nostro murales e faccio anche le veci della nostra dirigente Caterina Fantauzzi che noi siamo sempre molto disposti a lavorare sul territorio come scuola perché la scuola fa parte del territorio e naturalmente il liceo artistico essendo una scuola dove si progetta, si pensano lavori creativi, veniamo molto spesso consultati e coinvolti in queste attività e come sempre pronti a dire sì a chi ci invita. La Pascolata Pecore, Pastori e Dintorni è un evento che è alla terza edizione, abbiamo deciso di ripeterlo perché è la nostra gratitudine verso il mondo che ha
che ha formato i nostri valori e continua a foraggiarli, veniamo da quel mondo e quindi come famiglia, come gruppo Pingue Conad abbiamo pensato di coinvolgere, di continuare a coinvolgere le istituzioni, i nostri partner, diverse associazioni di volontariato attorno a questo mondo della pastorizia, che sia soprattutto per valorizzarlo, partendo dalla tradizione, ma anche cercando di dare delle giuste dosi di innovazione che il mondo dell'agropastorale ha bisogno. Quindi due weekend a Introdacqua, a Bosco Playa di Introdacqua, pieni di laboratori, di sperimentazione, pieno di passeggiate, di silenzi, di premi anche, di riconoscimenti, perché no, e di incontri, dibattiti, di cultura, di presentazione del murales dedicato a Gabriele D'Annunzio, che nella Figlia di Orio parla della playa. Dicevo di riconoscimenti perché abbiamo pensato anche di dare un riconoscimento importante a Carmine Cercone e Teresa, sua moglie Teresa Caparso, del ristorante Caldora di Pacentro, perché da una vita, da oltre 40 anni, se non sbaglio 50 anni, portano avanti, valorizzano le produzioni agroalimentari, dall'ottima ricotta al formaggio, alla pecora, all'agnello, e quindi ci sembra un ottimo riconoscimento per questa coppia di nostri concittadini. Carmine e Teresa sono i proprietari del ristorante Caldora di Pacentro e hanno dato la loro vita per portare avanti il nostro territorio, i nostri prodotti, tutelando i produttori locali, a cominciare dai pastori, e portando la loro cucina e le tradizioni abruzzesi a tutti quanti, a tutti i loro ospiti che vengono spesso da tutta la regione e anche da fuori da regione e dall'estero. Quindi a loro il plauso di aver fatto per tanti, tanti anni questo lavoro in modo così splendido. Nel pomeriggio l'attenzione si è spostata su Bosco Playa, dove si è tenuto un incontro dedicato all'arrosticino d'Abruzzo, una delle specialità culinarie più amate della regione. L'evento ha esplorato le radici culturali di questo piatto e il suo impatto sull'economia locale. Incontro importante con una parte del mondo che sta lavorando per il riconoscimento dell'IGP dell'arrosticino d'Abruzzo. Il marchio è uno strumento fondamentale con cui poter approcciare la crescita del nostro sistema, soprattutto della pastorizia abruzzese. Soprattutto oggi l'arrosticino è diventato un po' il brand, anche in maniera importante, uno dei tanti brand che caratterizzano in maniera forte la nostra regione. Quindi il riconoscimento di un marchio europeo diventa fondamentale per costruire e avere la possibilità di una ricaduta che sia molto più strutturata e forte. E questa è l'azione che stiamo facendo. Ci sono oggi più posizioni in campo, ma la regione sta lavorando per far sì che ci possa essere la possibilità soprattutto di far crescere e far continuare quella che è la tradizione della pastorizia abruzzese. Oggi qui a Bosco Playa si cerca di dare un impulso definitivo a questo processo che abbiamo messo in pista con le associazioni di categoria, con l'Associazione Regionale Produttori Arrosticino d'Abruzzo, che ho l'onore di rappresentare, con la Regione, per far sì che si possa procedere parallelamente alla tutela dell'arrosticino d'Abruzzo con un marchio europeo, anche alla introduzione di una filiera zootecnica ovina a scopo di carne su questo territorio, atteso che negli ultimi anni i dati sulle presenze iscritte all'anagrafe ovina in questa regione hanno il segno rosso. È necessario, per la crescita del territorio del settore zootecnico ovino, muoversi in questa direzione. Credo che se vogliamo restare in qualche modo competitivi sul mercato non vi siano alternative: valorizzare i nostri prodotti, in questo caso l'arrosticino d'Abruzzo, e parallelamente sostenere le aziende agricole, il mondo allevatoriale, facendo ricerca, formazione per gli operatori che vogliono portare avanti la zootecnia abruzzese.
non è più come una volta, mi sento dire spesso, ma dobbiamo fare in modo che la nostra tradizione e l'eredità di generazione e generazione di allevatori e di pastori non vada disperso. Noi siamo qui per questo. L'incontro di oggi è quello di cercare di sottoscrivere, organizzare un processo di filiera zootecnica sul settore ovino per arrivare a fare una filiera dell'arrosticino d'Abruzzo che si lega a quanto già in atto, perché è stato già presentato a livello ministeriale, prima a livello regionale, approvato a livello regionale, inviato al Ministero, la fase del riconoscimento dell'IGP dell'arrosticino d'Abruzzo. Ovviamente una IGP deve poi avere dietro una quantità di prodotto che deve in qualche maniera essere supportato poi a livello economico. Per poter far questo, l'idea è quella di cercare di trovare sistemi mediante vari finanziamenti pubblici, regionali e non, per far crescere questo comparto, far capire agli allevatori che probabilmente mediante un accordo come quello che è stato, diciamo, ideato, ci può essere una miglior remunerazione del chilo carne, facendolo però ovviamente in linea con quanto è stato depositato al Ministero e alla Regione Abruzzo come qualità, quindi come processo di produzione, perché sennò non possiamo avere un prodotto che non deve essere necessariamente in linea. Quindi questo è il tema di oggi, questo è il punto di arrivo, e da questo punto di arrivo di oggi dobbiamo partire per organizzare questa filiera dell'arrosticino d'Abruzzo. L'Abruzzo è carente per la sua produzione di arrosticina di circa 600.000 capi, che devono per forza di cosa essere importati dall'esterno. Questa circostanza potrebbe essere l'occasione per rilanciare una pastorizia moderna, finalizzata alla produzione di carne, che ovviamente prescinde da quelli che sono i canoni tradizionali, cioè le produzioni miste, carne, latte, vanno un attimo più dettagliate. La pastorizia è l'elemento che ha fatto ricco l'Abruzzo, meglio possiamo dire che l'Abruzzo è nato con la pastorizia. Altre attività non erano assolutamente significative. Poi l'aggiornamento, il tempo, ha portato l'Abruzzo verso altre forme di attività umane, le quali però non hanno saputo né trattenere il numero degli abitanti, creando un'emorragia di fatto nel nostro territorio, tant'è che i paesi dove la pastorizia era particolarmente ricca sono rimasti vuoti e abbiamo perso gioielli, almeno da un punto di vista umano, come gli insediamenti di Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessanio, ma anche altre aree tipo Frattura, e i paesi che sono rimasti, Pescasseroli, Lescano, Pesco Costanzo, che ha avuto un altro indirizzo, però non riescono con le loro attività a trattenere la popolazione, ma soprattutto perdono quella che è la loro identità originaria, cioè loro furono costruiti per mantenere un sistema che utilizzasse le risorse del territorio, e questo legava di più le persone al territorio. Con la loro scomparsa da un punto di vista demografico, io credo che l'Abruzzo difficilmente potrà riprendersi. Dovremo lavorare appunto per ripristinare un sistema produttivo in grado di alimentare un'industria di trasformazione che è florida ed è presente sul territorio, e semmai fare anche un discorso di trasferimento dell'immagine territorio appunto attraverso un prodotto che è tipico della nostra cucina.